Carissimi amici e amiche, siamo insieme per una nuova puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo. Per chi segue la diretta, oggi c'è un problema con il giorno della settimana, ma purtroppo le necessità pastorali comportano questi spostamenti. Ecco, la mia attività sul web, questo lo dico anche per tutti, è sempre evidentemente subordinata alla mia attività principale che mi ha affidato la Chiesa, che deve essere sempre curata al di sopra di tutto, che è quella di parroco di questa piccola ma bella comunità dove mi trovo. Quindi, quando c'è qualche impegno che mi porta con le pecorelle di sermoneta, quello va avanti anche al piccolo servizio che sembra che la volontà di Dio mi chieda di prestare attraverso il web anche per le persone che sono geograficamente lontane, ecco, che possono forse in qualche modo essere aiutate, ecco, da qualcosa che forse il Signore può fare di buono attraverso la mia povera persona. Quindi chiedo umilmente scusa a chi avesse creato questo un disagio, insomma, gli impedisse in qualche modo di seguire. Mi dispiace, ma non avevo scelta. Oggi dovremo fare uno step ulteriore molto importante. Abbiamo iniziato la seconda parte di questo ciclo di catechesi e la prima parte della seconda parte è dedicata al tema, diciamo così, della guarigione e della riconciliazione. La prima cosa che noi dobbiamo fare, dobbiamo, aiutati evidentemente da Gesù, spegnere i fuochi di male, disattivare le sorgenti di male, sanare le ferite e far intervenire in questo senso Gesù. La volta scorsa abbiamo visto una operazione assolutamente fondamentale, che è mettersi davanti a Dio e portargli i nostri peccati, ripeto, i nostri errori. La distinzione tra peccato e errore, credo di averla fatta la volta scorsa, la ribadiamo perché è importantissima. Il peccato si trova nella volontà, il peccato è il male che abbiamo fatto sapendo poco, abbastanza, tanto oppure perfettamente che stavamo facendo una cosa che non si doveva fare o non stavamo facendo una cosa che si doveva fare. Quindi il peccato si trova sempre nella volontà. A seconda delle circostanze possono essere ancora più numerosi gli errori rispetto ai peccati, cioè cose che abbiamo fatto pensando che fossero bene e invece erano male, oppure non pensando che fossero male e invece lo era. Ecco, quindi la nostra volontà si è portata su quelle azioni che hanno causato male essendo stata ingannata. L'inganno purtroppo è una cosa brutta, ma sappiamo bene che il diavolo è il principe degli inganni, è il signore degli inganni. La rovina dell'umanità è nata da un inganno, come ben sappiamo. Eva è stata ingannata. È vero che l'inganno raramente è senza colpa, no? Perché c'è la possibilità di sfuggirne. Adesso ingannare noi poveri comuni mortali purtroppo per il diavolo è un gioco da ragazzi. Ecco, poi nel processo di crescita, speriamo di arrivarci, di conversione, vedremo che quanto più ci raffiniamo, quanto più ci formiamo, quanto più ci santifichiamo, quanto più difficile diventa ingannarci o quanto più semplice. Certamente sempre con l'aiuto del Signore, perché queste cose compiono tutte nel Signore, diventa sfuggire agli inganni, smascherare gli inganni, decodificare gli inganni, che è una cosa importantissima, perché purtroppo, pensiamo a quei poracci di Adamo ed Eva, sono caduti per inganno. Il serpente mi ha ingannata, ma io ho mangiato, La mia moglie mi ha detto mangia. Sono caduti, le conseguenze sono un guaio, insomma, no? Ecco.
Allora, questa operazione spero che chi non l'ha fatta, aiutato dalla grazia, aiutato anche dagli schemi dell'esame di coscienza con questa disposizione, riesca a farla. Perché a Dio dobbiamo chiedere perdono? Perché dobbiamo chiedere perdono a Dio? Perché facendo questo, ricordiamo alcune puntate che dobbiamo ricordare bene, e adesso ce lo ridiciamo questa sera perché per il secondo step è molto importante. Con il male da noi prodotto, in maniera con malizia, quindi sapendolo, quindi attraverso il peccato, quindi attraverso gli atti della nostra volontà, o comunque per ignoranza, quindi per errore, non sapendolo, ma forse se ci pensiamo col senno di poi, avremmo potuto formarci meglio, avremmo potuto informarci meglio, no? O no? Perché nella misura in cui potevamo, dovevamo formarci, informarci, dice San Tommaso, l'ignoranza diventa un pochino più colpevole, quindi l'ignoranza è completamente senza colpa, diciamo quindi che l'errore è l'errore allo stato puro, quando non era possibile vincerla, neanche esperendo i normali strumenti che è necessario esperire. Cioè, io dico sempre alle persone, non farsi alcune domande non è atteggiamento incolpevole, perché tu il cervello ce l'hai, l'intelligenza ce l'hai. Non indagare su alcune questioni, abbiamo visto anche, no? Tutte quante le sindromi, quindi lo struzzo, i meccanismi di difesa. Sì, sono cose spontanee, però a un certo punto un essere umano deve dire fermi tutti. Qui in questa seconda fase cominciamo ad affrontare la nostra realtà. Quindi il primo grande affrontamento è mettersi dinanzi alla nostra vita, vedere quello che abbiamo combinato e chiederne perdono a Dio perché? Perché con quello che abbiamo combinato, da bellissimi, unici, irripetibili, meravigliosi, che siamo usciti dalle mani di Dio, perché così siamo usciti, dalle mani di Dio, siamo diventati meno belli, più brutti. Abbiamo deformato, abbiamo deturpato, oscurato la bellezza della nostra anima. È vero che la nostra condizione, l'abbiamo visto, parte già con un po' di punti di penalizzazione, se vogliamo usare, diciamo, un linguaggio un po' accessibile, no? Perché appena concepiti c'è un nanosecondo, contratta la macchia del peccato originale, già c'è una caduta a altro che penalizzazione, no? Però è vero che su questa situazione, che già non è idilliaca, pesano poi come macigni e vanno ad aggravare la situazione il peso appunto dei nostri atti di volontà umana. Cominciamo a familiarizzarci, a chiamarli così, che si dissociano, si discostano dal vero o dal bene e vanno a produrre guai su guai. Allora, la prima cosa è chiederne perdono a Dio e evidentemente poi, questo in sede di confessione, attenzione, che è una cosa molto importante, l'assunzione della responsabilità di quello che abbiamo fatto, che è quello che nella confessione si fa attraverso attraverso l'imposizione della penitenza. Che cos'è la penitenza? La penitenza significa che il nostro Signore sigilla con il suo sangue e quindi con un bel cartello dove c'è scritto misericordia tutte quante le stupidaggini o i peccati che abbiamo commesso nella nostra vita. Alcune cose però hanno prodotto dei danni in noi o fuori di noi. Alcuni sono riparabili e della riparazione noi dobbiamo farcene carico. Ci sono dei casi classici, no? Se io ho calunniato qualcuno, ma certamente quando mi andrò a confessare, il confessore mi dirà: tu hai l'obbligo di riparare quello che hai fatto. Tu devi trovare il modo per andare a dire in giro che quella persona è stata calunniata, restituirgli l'onore che tu gli hai perso, che tu gli hai tolto. Se tu hai rubato, devi restituire quello che hai rubato. E se non è possibile materialmente, concretamente restituire al derubato, tu l'equivalente devi darlo in elemosina. Questo per ragione di giustizia. D'accordo? E così vale per tutte quante, per tutti quanti i peccati commessi. Fermo restando però che quando ci siamo pentiti, Dio ci abbraccia con il perdono.
Ora attenzione. Il secondo step, che è importante, più importante di quanto si pensa, è che noi perdoniamo noi stessi. La prima cosa è chiedere a Dio che ci perdoni. La seconda cosa, attenzione, è perdonare noi stessi. Io vi dico per esperienza pastorale, ma non sono l'unico a dirlo, che molte persone non si perdonano. Per tante motivazioni, vedremo adesso di passarne dal segno qualcuno, ma non si perdonano. Attenzione però, se uno non perdona se stesso, non potrà perdonare il prossimo. E se uno non chiede perdono anzitutto a Dio, non ci riuscirà mai a chiedere perdono al prossimo. Cioè il processo di riconciliazione, il processo di guarigione passa attraverso la grande parola che è perdono. Il perdono bisogna chiederlo a Dio e concederlo a noi stessi. Chiederlo al prossimo e concederlo al prossimo. Se non, allora, il processo è proprio questo qui, eh. Chiedo perdono a Dio, poi secondo step, perdono me stesso, poi chiedo perdono al prossimo e perdono il prossimo. Questo è il cerchio. Perdonare il prossimo può sembrare una cosa molto difficile, specialmente quando ce le hanno fatte grosse, ecco perché è l'ultimo step. Però attenzione, il secondo comandamento, come ricorderemo, il secondo grande comandamento, non il secondo del Decalogo, dice: amerai il prossimo tuo come te stesso. Cosa significa? Significa che se tu non ami te stesso, tu non amerai il prossimo, rovesciano, no? Amerai il prossimo tuo come te stesso. Se io non amo me stesso, posso amare il prossimo? No. Se io non perdono me stesso, posso amare, posso perdonare il prossimo? Allora, due sono le cose. Allora, come mai le persone non si perdonano? Non si perdonano o non chiedono perdono? Allora, dietro la richiesta di perdono a Dio e il perdono da dare a noi stessi, c'è una cosa fondamentale, questo è un passaggio che nella conversione è importantissimo ed è riconoscersi bisognosi di perdono. Cioè mettersi davanti alla nostra vita e piantarla di pensare o di dire io non ho fatto e non faccio nulla di male. Faccio solo del bene, quando posso lo faccio, non ho ammazzato nessuno, non rubo, le solite cose che si sentono insomma dire, no? Che mi confesso a fare? Tantissima gente pensa che mi confesso a fare. Ma noi capiamo, no? La domanda da catechismo: Gesù Cristo, cosa è venuto a fare sul pianeta? Se uno volesse dire in due parole, nostro Signore sul pianeta Terra, che è venuto a fare? Cosa significa il nome Gesù? Gesù significa Salvatore. Dice: lo chiamerai Gesù, disse l'angelo, a San Giuseppe. Egli infatti salverà il suo popolo da cosa? Dai peccati. Ma se tu non c'hai nessun peccato da cui essere salvato, o meglio pensi, che cosa te ne fai di Gesù? Punto interrogativo. Se tu non fai l'esperienza, che è un'esperienza dolorosa, ma del fatto che tu non sei l'Immacolata Concezione, perdonatemi il termine, no? Visto che non hai fatto niente di male, se tu non conosci la tua miseria e la tua debolezza, come farai ad avere misericordia e comprensione nei confronti delle debolezze del prossimo, anche di quelle che ti hanno ferito, anche del male grave che ti è stato fatto? Ci sono alcune cadute, dicono i maestri di spirito, che il Signore le permette perché potessimo diventare umili. Noi abbiamo un caso evangelico emblematico, no? Qual è? Punto interrogativo. Il triplice rinnegamento di Pietro.
Pietro era un santuomo, lo chiameremmo oggi. Non era un peccatore, non era un... cioè Pietro non andava a prostitute, perdonatemi, insomma, ancora la prosaicità del termine. Pietro non ammazzava di botte la moglie, presumibilmente. Pietro non andava a rubare al prossimo, non bestemmiava, non mancava il sabato alla sinagoga, d'accordo? Quindi... Ora però, una possibile scarsa percezione della propria miseria e debolezza che Pietro, a quanto pare, da quello che ci raccontano i Vangeli, non aveva ancora maturato. Perché? Perché dice: "Ah, Signore, io vengo con te anche alla morte e anche a morire." Perché dice questo Pietro? Perché non si conosce. Non conosce la sua miseria, la sua debolezza. Allora il Signore permette, attenzione, il Signore non avrebbe voluto che Pietro lo rinnegasse. Gesù ha sofferto tantissimo per il rinnegamento di Pietro, ma nella sua infinita, e qui la nostra mente si perde, no? Preveggenza, sapienza, ha permesso questa cosa, e questa cosa che è stato un male terribile che San Pietro ha fatto, per paradossalmente è stata non solo la salvezza di Pietro, ma anche la salvezza di molti. Perché non si può diventare pastori di tutta la Chiesa se non si ha un cuore grande, un cuore di padre, un cuore indulgente verso le persone, un cuore certamente severo verso il male, ma un cuore indulgente verso le persone. E l'esperienza della propria miseria e della propria debolezza è un aiuto, d'accordo? Perché a un certo punto, cioè, capiamo, no? Se a Pietro fosse venuto in mente: "No, questo l'ha fatta troppo grossa, no, questo lo dobbiamo cacciare dalla chiesa", c'era subito il grillo parlante: "Sei sicuro? È più grosso di quello che hai fatto tu giovedì santo, Simone, sicuro? Se cacci questo non t'avrebbe dovuto cacciare Gesù anche?" Invece che t'ha detto poi sul lago di Galilea quando ti è apparso dopo la risurrezione? "Mi ami tu, mi ami tu", ti ha concesso il perdono e ti ha fatto anche cancellare, diciamo con la triplice professione d'amore, il triplice rinnegamento, ti ha riaccolto, non ha pronunciato una sentenza inappellabile. Allora, noi dobbiamo perdonare noi stessi, noi dobbiamo avere di noi stessi, per questo che abbiamo fatto tutto quel discorso lungo, la percezione, come è fatto l'essere umano, quali sono le passioni, come ci ha disordinato il peccato originale, le facoltà superiori, l'intelletto, la volontà e il fatto che la nostra anima, che non coincide né con le nostre passioni né con la nostra intelligenza, cioè la nostra anima è dappertutto, la nostra anima è nella nostra intelligenza, è nella nostra volontà, è nelle nostre passioni, è anche nelle nostre cellule, d'accordo? È presente in tutto noi stessi, cioè con la totalità della sua essenza, diceva San Tommaso, ma non con la totalità delle sue funzioni, ma non si identifica con esse. Cioè, un peccato è un atto della volontà dove io esprimo chi sono, ma quell'atto di volontà non è chi sono. Attenzione, eh? Allora, io devo perdonarmi, sono stato cattivo, sapevo che non dovevo fare quella cosa, l'ho fatta lo stesso. Ho chiesto perdono a Dio, Dio mi perdona. La nostra volontà può fare degli atti cattivi, certo che li può fare, il peccato esiste. Ringraziamo il Signore, anche di questo credo che ne abbiamo parlato, che noi non siamo come gli angeli, che la nostra corporeità, che è il principio della nostra debolezza, ma anche la possibilità della nostra salvezza. Perché a differenza degli spiriti malvagi, la nostra volontà non aderisce completamente al male che fa, neanche quando lo conosce come tale. C'è sempre la possibilità di ritrarsi in un secondo momento e, invocato il perdono del Signore, distaccarsi dal male commesso, smettere di farlo e avere un'altra vita. Allora, siccome il male è una... poter fare il male, ma tu... questo che dobbiamo guardare in faccia è una potenzialità reale, una possibilità reale della nostra vita, perché c'è il libero arbitrio.
Il libero arbitrio è appunto la possibilità di scelta tra il bene e il male. E il male purtroppo si può fare. E io di questo, se Dio mi perdona, mi devo perdonare. Allora, abbiamo due casi nella Sacra Scrittura, drammatici, di mancato perdono di se stessi, che sono andati a finire male. Perché il mancato perdono di se stessi può andare a finire molto male. Quali sono? Uno, Caino. Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Attenzione, chi dice questo, che cosa fa? Dubita della misericordia di Dio perché applica a Dio lo stesso metro che lui applica a se stesso, cioè io non mi perdonerei mai, quindi Dio non mi può perdonare. Il processo che noi dobbiamo fare è il contrario. Siccome Dio mi ha perdonato, io posso, anzi, devo perdonare. Un'altra grossa quanto la casa l'ha fatta chi? L'ha fatta Giuda. Non perdonarsi. E si è impiccato. Insomma, Giuda l'aveva fatta grossa, eh? Il peccato commesso da Giuda, da un punto di vista oggettivo, è il peccato più grave in assoluto che si possa commettere. Già io penso che ciascuno di noi, ogni essere umano, credo che abbia, come dire, un senso proprio di disgusto, di repulsione verso l'atto del tradimento. Il tradimento è una delle cose più brutte che si possa commettere. E a me fa tanta pena e dà tanto dolore pensare a chi ha fatto questa cosa, a chi ha tradito, al traditore, traditore è anche l'adulto, attenzione, eh? Tradire è una cosa bruttissima, essere traditi peggio ancora. Ma anche il traditore, quindi io spero che il Signore mi salvi, mi preservi da questo peccato orribile. Ma anche il traditore deve perdonarsi. Poi dovrà andare anche a chiedere perdono a colui che ha tradito, ma deve perdonarsi. Deve perdonarsi. Perdonarsi. Come si fa a fare questa operazione? Attenzione, perdonarsi i peccati e perdonarsi gli errori. Quanto sono stato stupido, quanto sono stato allocco, quanto sono stato babbeo, come ho fatto a non arrivarci, come ho fatto a non comprenderlo. Hai fatto, l'abbiamo visto come si fa. Cioè, noi dobbiamo prendere atto, la salvezza nostra, figlioli miei cari, è prendere atto della nostra immensa miseria. Attenzione, la nostra miseria non è, mannaggia che ci sono le parole troppo complicate, però non è una miseria ontologica, cioè tu, la tua anima, quello che Dio ha fatto di te è bellissimo, è un prodigio. Il problema è che in questa vita, in questo mondo, in questa dimensione rovinata, anche se non distrutta dal peccato, è tutto quanto impicciato, è tutto quanto imperfetto, è tutto quanto macchiato. L'abbiamo visto come rimane l'uomo anche dopo il peccato originale. L'ignoranza è una piaga che ci portiamo dietro e dobbiamo faticare per superarla. È chiaro che gli errori si commettono a causa quasi sempre dell'ignoranza. È ingannato veramente un allocco, un tonto. Noi dobbiamo perdonarci di essere caduti in errore. E a causa di quegli errori aver causato dei danni? Forse. Persone hanno un'altra cosa difficile da perdonarsi. Persone che hanno sofferto a causa mia. Peccati che io ho commesso che hanno fatto soffrire il prossimo. Questo è più difficile da perdonarsi. Errori che io ho commesso e che hanno travolto altre persone.
Perché nessuno di noi campa come un'isola, come diceva bene San Giovanni Paolo II quando parlava della dimensione sociale del peccato, no? Ogni peccato non fa male soltanto a chi lo ha commesso, fa male a tutta la Chiesa. Quando anche non avesse un soggetto passivo su cui si dirige, no? Se io percuoto qualcuno, quel peccato, grazie che fa male, gli ho spaccato la faccia, quindi certo che gli ha fatto male. Ma se io faccio un pensiero impuro a mente, consentito, apparentemente fuori di me, a chi fa male? Fa male solo a me? No, non fa male solo a te. Quella cosa circola, esce, d'accordo? È contagiosa, peggio dei virus. E fa male anche al prossimo. Ora, in alcune situazioni questo è più evidente. Non vorrei fare esempi che dopo non voglio far cadere in depressione, però forse è meglio farne qualcuno perché un sacerdote conosce, però supponiamo una coppia, una famiglia, che non ha educato bene i figli, è stata per tanti anni lontana dalla fede, magari ha impostato una vita sgangherata, magari non andavano d'accordo, quindi non c'è stato quel contesto d'amore. Il figlio poi nasce, cresce. E Dio non voglia, va a fare una brutta fine, di vario genere. Vita sgangherata, vita disordinata, possono essere casi più gravi. Droga, alcol. Allora, che cosa succede? Parlo per esperienza, cioè dentro quei cuori, anche se cercano di svicolare, risuona una voce, è colpa tua. Che cosa ti aspettavi che diventasse? Allora, da un lato, vedete i meccanismi di difesa, no? Da un lato le persone sfuggono, cioè, e io che colpa c'ho? Eh sì, la vita è la sua, e io ho provato a dargli l'educazione, poi è cresciuto e ha finito il discorso. Perché gli uomini cercano sempre in qualche modo una scappatoia. Dall'altro lato, però, c'è cioè il cane, d'accordo, la voce della coscienza a volte è un cane che abbaia, dice, disgrazia, e su questa voce, attenzione. C'è una modulazione buona e c'è una modulazione negativa, perché ricordiamo poi che il diavolo è il grande accusatore. È l'accusatore, è l'accusatore. Ah, tu, delinquente, disgraziato, maledetto, tu hai rovinato il prossimo, tu sei la causa della rovina del prossimo, non c'è più speranza, non ti vergogni. Queste non sono voci buone. Queste sono voci del diavolo, purtroppo. Sapete che in quel bellissimo libretto che è le lettere di Berlicche di Charles Staple Lewis si dice che i diavoli girano in due. Uno è incaricato di far combinare guai, peccati o errori. L'altro che una volta che la commette dice: ah, disgraziato! Ah, delinquente! Allora non si chiede perdono né a Dio e non ci si perdona a se stessi. Questo non si deve fare, per nessun motivo. Noi dobbiamo perdonarci. Ora, mentre per chiedere perdono a Dio c'è un sacramento ad hoc, che è la penitenza, e bisogna celebrarlo bene, cioè io raccomando sempre chi gli viene l'ispirazione di fare la confessione generale, certo senza scrivere 40 pagine di fogli protocolli, perché capite insomma, no? Però la prenda sul serio. Non si può andare a fare una confessione generale con super. Non serve a niente, non è che non si può, non si tratta di fare i bravi o di fare chissà che cosa, non serve, non è utile. E per perdonare me stesso, che faccio? È un fatto tra me e te? Tra me e me? No, è un fatto tra te, Gesù e te. Tu devi chiedere a Gesù la grazia di poterti perdonare, perché non ce la farai a perdonarti da solo. Non ce la farai. Allora, noi dobbiamo comprendere, questo è il secondo step, che c'è una virtù che è fondamentale. Se voi andate da qualche parte e vi dicono qual è la virtù più grande per noi cristiani, la risposta deve essere istantanea, eh? Perché c'è 1 Corinzi 13 di San Paolo,
Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità. Qual è la più grande di tutti? La carità. Quindi, che la carità sia la più grande di tutti non ci piove. Ma qual è la più importante di tutti? Perché se non c'è questa, non c'è nemmeno la carità. Sapete qual è? Comincia con la U. È l'umiltà. L'umiltà. Che c'è scritto nel Magnificat? Cosa ha guardato nostro Signore nella sua creatura prediletta, la più grande di tutti, la più santa di tutti? L'umiltà. L'essere piccola, il sentirsi bisognosa di tutto, non autosussistente, non autonoma, non indipendente, non che posso fare da me. Cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Senza di me non potete fare nulla. I nostri gesti esterni, che oggi non si fanno più per questo motivo, perché l'esterno parla sempre dell'interno, perché noi ci inginocchiamo dinanzi al nostro Signore? Perché noi diciamo: io sono il nulla, tu sei il tutto, io non sono buono a fare niente. Ma questo, attenzione, non come i depressi, perché i depressi pure dicono: io non sono buono a fare niente, io non faccio niente di buono. Che campo a fa? Sono l'essere più inutile del mondo, meglio che aprire una rivoltella e mi sparo. Tutte queste stupidaggini qui. Questo è, come dire, questa non è umiltà. Questa è distruttiva di stima di sé, propria di tante ferite che ci si portano dietro. La vera umiltà ci mette in contatto reale con la nostra pochezza, che è attestata tra l'altro dovunque noi ci giriamo. Dovunque noi ci giriamo. Io adesso sto parlando, sto facendo questa cosa perché, per esempio, perché ad oggi sono in buona salute, per esempio, ho merito io di essere in buona salute, ho qualche merito. Magari posso cercare di fare un'alimentazione sana, una vita non sgangherata, come so, posso prendere qualche integratore, qualche rafforzatore delle. Ma io non c'ho nessun merito. La salute, quanto ci vuole a perdere? Niente. Esco per strada, scivolo, sbatto la testa, casco dal balcone, mi spacco la spina dorsale e vado su una sedia a rotelle. E dico a me: non facciamo gesti apotropaici. Che merito ci noi? Cioè, la nostra vita è continuamente attestante la nostra situazione di non autosufficienza. Posso decidere volontariamente: non mangio più. Io posso, se sono credente e desideroso di santità, posso decidere di fare un digiuno. Posso farlo per un giorno. Posso fare un trio di digiuno, posso fare una novena di digiuno, già diventa impegnativo. Chi è proprio santo come San Francesco si fa tutta la Quaresima, o come Mosè o come Gesù, però non è che uno possa abitare a digiuno. Non possiamo stare perché? Perché se non mangi muori, hai questa miseria. Non è questa una miseria? Posso io stare senza dormire? No. Possiamo stare senza lavarci? Io voglio risparmiare l'acqua, voglio fare un bel voto di povertà, non mi lavo più. Vai. Possiamo stare senza un minimo di cura di noi stessi? Cioè, posso non tagliarmi mai i capelli, non tagliarmi mai le unghie, insomma, no? O altre cose, le cose necessarie, lasciamo perdere la vanità, specialmente femminile. Non lo posso fare. Sto facendo proprio esempi, proprio terra-terra, d'accordo? Posso sottrarmi alla morte? No. Posso sottrarmi alle malattie? No. No.
Cioè, noi siamo tutti quanti, cioè posso sottrarmi per esempio alle cose altamente mortificanti, no? Sono mortificanti, in paradiso ci saranno più queste cose qui, eh? L'espletamento dei nostri bisogni fisiologici, d'accordo? Che ci prendono e se ci prendono nei momenti, diciamo così, meno adatti, ci possono mettere in condizioni veramente penose, pietose, no? Non c'è bisogno di tante spiegazioni. Dov'è questo superomismo, d'accordo? Le pazzie dell'uomo contemporaneo. Io faccio, io dico, io sono, ma che io? Ma che fai? Ma chi sei? Se l'uomo si mette a pensare un pochino, ma sei sicuro che le scelte che stai facendo sono giuste? Sei sicuro che le cose che pensi sono vere? Sei sicuro che della realtà che ti sta intorno hai un'immagine autentica, stai raccapezzando qualcosa. Ecco, facciamo un argomento di attualità in quello che sta accadendo adesso nel mondo. Ci capisci qualcosa? Che sta accadendo adesso nel mondo? Punto interrogativo. Con Covid-19, cosa sta accadendo adesso nel mondo? Sei capace tu di dire, di dare una lettura, un'interpretazione di questo, di tutto quello che sei dentro? Sei capace sì o no? Dov'è questo grande superomismo? Vediamo. Dov'è? Ti ricordi come stavi nel grembo di tua madre? Lo sai che tu sai quando sei nato perché qualcuno te l'ha detto, perché tu non te lo ricordi. E sai che manco tua madre probabilmente sa quando sei stato concepito? Per ovvie ragioni, insomma, no? Quindi a meno che non ci fossero unioni coniugali uno ogni 2 mesi. Perdonatemi anche qui la prosaicità, manco tua madre sa quando sei stato concepito. Dove sta questa megalomania, questo superomismo? Allora, ha guardato l'umiltà della sua serva. Io ho bisogno di aiuto. Dice, allora sta a fare la testa tanta per dire questa cosa. L'uomo non chiede aiuto. L'uomo non chiede aiuto. Non chiede aiuto, non chiede perdono, cioè le cose ovvie, le cose normali, non le fa. E se fino a quando tu non ti rivolgi in questo modo a Dio, Dio, come dire, ti attira, ti manda un'ispirazione, ma non interviene. Tu devi chiedere aiuto. Devi chiedere aiuto. E devi farti aiutare. Chiedere aiuto, poi alla fine, ma farsi aiutare a volte anche da qualche aiuto umano che il Signore ci manda. Allora, l'umiltà è una virtù che trasversalmente ce la troveremo in continuazione davanti. Solo l'umile chiede perdono a Dio. L'umile perdona se stesso perché? Anzitutto perché accetta di aver sbagliato. Cioè, dietro il non perdonare se stessi, spesso cosa c'è? La superbia. Io non ammetto di aver peccato. Io non ammetto che possa aver fatto quella stupidaggine. Sembrerebbe integrità, no? Sembra ammazza questo, che bravo, che rettitudine che c'ha. Uomo tutto d'un pezzo. No, no. È superbia. Che non ammetti? Di che ti stupisci? Ma se San Filippo, se tu non hai questa percezione profonda, non soltanto questa bassa considerazione, se tu non ti ritieni capace di tutto, dici no, no, Donatasi, di tutto, dimmi questo, ma questo peccato così schifoso, così orribile, io non lo farei mai. Figlioli miei cari, nella libertà dei figli di Dio, potete credermi o non credermi. Non voglio condizionare nessuno, non voglio violentare nessuno. Io suggerisco non dire mai una cosa del genere. Questo non lo farò mai. Ricordati quello che è successo a Pietro. Prima che il gallo canto mi rinnegherai 3 volte. Io, guarda, dimmi qualunque cosa, ma questo io non lo farò mai. Cosa ha fatto? Nel cuore,
Questo si capisce se sei toccato dalla grazia. Tu devi, per questo che se tu fai questo, ti perdonerai subito qualunque cosa che hai fatto e perdonerai facilmente gli altri qualunque cosa che ti abbiano fatto. Questo lo vedremo in un'altra catechesi. Ma se tu non ti ritieni capace, se Dio ti toglie le mani dalla testa, certamente, di fare proprio quello che ti hanno fatto a qualcun altro, difficilmente perdonerai. Difficilmente. Attenzione, anche qui il processo è sottile. Io quella cosa brutta, come dire, ne ho orrore. Non la farei mai. Non la vorrei fare mai. Ma un conto è dire il condizionale. Non la farei mai. Non la vorrei fare male, questo mai, questo possiamo e Dio voglia che lo diciamo. Quali sono il condizionale? A quali condizioni? Uno, che il Signore mi aiuta e che la sua grazia mi assiste. Perché se il nostro Signore ci leva le mani dalla testa, San Filippo Neri, lo cito in continuazione, dice: Signore, non mi togliere le mani dalla testa, se no Filippo si fa turco. Capite che significa turco? Diventa musulmano, San Filippo Neri. Se tu c'hai questa percezione, ogni tanto qualcuno ti scrive: Ah, Don Leonardo, che belle catechesi che fa. Pochi, veramente. Se tu hai fatto questo. Allora, io nel cuore so benissimo, se questo è vero, spero che lo sia, è che nostro Signore si degna di servirsi di me, ma se mi toglie le mani dalla testa, io non spiccico più manco mezza parola. Non faccio nessun discorso concludente, comincio a parlare di aria fritta, come si dice, faccio due scatole, perdonatemi il termine, così, nel senso che uno dice: Ma guarda, ma proprio stufato, guarda, ma che stai a dire? Non stai parlando del nulla. Io purtroppo potrei farlo, cioè, se non lo faccio, perché il nostro Signore mi sta aiutando. Noi ci possiamo mettere qualcosa del nostro, ma da noi non viene. Santa Caterina da Siena diceva: Io sono il nulla più il peccato, e non lo diceva tanto per darsi un'aria, cioè la realtà è una cosa profonda. Allora, ci sono due tipi di umiltà, quella della Madonna e quella nostra. La Madonna, l'umiltà della Madonna era dire: Io sono il nulla, ma la Madonna ci credeva di essere il nulla, non lo diceva tanto per dire. Ci sono degli scritti, diceva: Ma io che merito ho avuto? E questo, noi dobbiamo pensarci a queste cose qui. Che merito ho avuto? Che tra i miliardi di anime che Dio ha creato, una, la mia. Cioè, la Madonna lo dice essendo coinvolta in prima persona, no? La mia Immacolata. Cioè, la Madonna era una persona. Prova a metterti nei panni, no? Io lo dico da sacerdote, dico: Ma io che cosa ho fatto per trovarmi nella condizione in cui mi trovo? Come è mai successa a me questa cosa qui? Come mai io sono nato in Italia e non sono nato, che ne so, in qualche posto dell'Africa, che non ci sono mai stato, in qualche, che ne so, tribù sperduta dove ci stanno fratellini e sorelline che magari vivono allo stato primitivo e che non sanno manco che esiste Gesù Cristo? E io mi ritrovo che celebrano messa tutti i giorni. E che merito ce ne ho io? Capite? Anche la Madonna diceva: Ma la Madonna come fa a essere umile? Ma come fa a essere umile? La Madonna non può dire: Io sono una peccatrice, perché l'umiltà è verità, dice Santa Teresa. Ma la Madonna può dire: Io sono nulla. E chi me l'ha data tutta la grazia che è arrivata? E chi me l'ha data il dono dell'elezione di essere la madre del figlio di Dio con tutto il corredo di grazia che ne si è connesso? E ha ricevuto tutto quello che ha ricevuto, voi sapete. Cioè, contare le virtù della Madonna, prima di contare le virtù della Madonna, non si cimenti a contare le virtù della sabbia del mare. D'accordo? Se li conta tutti, sta sempre al di sotto. E sono una più bella dell'altra. Io personalmente non ricordo, non sono in grado di affermarlo con certezza, se questa mia affermazione è condivisa da qualche maestro di spirito o autore spirituale. Quindi forse sì. E forse no, perché ogni tanto la memoria mi fa brutti scherzi. Io non ho nessun dubbio, personalmente,
che la virtù più grande della Madonna fosse l'umiltà. Perché lo dice lei? Ha guardato l'umiltà della sua serva. La scrittura è piena, Dio resiste ai superbi, dà grazia agli umili. Il Signore guarda verso l'umile, ma al superbo volge lo sguardo da lontano. Se entriamo nell'umiltà, entrare nell'umiltà, dice, ma io non sono umile, come faccio? Entrare nell'umiltà, come tutte le è un atto anzitutto di volontà. Tu comincia a permettere al Signore, se non ti vedi come sei, se non vedi i tuoi peccati, dimmi. Signore, fa che io veda, fa come il cieco di Gerico, abbi pietà di me che sono un peccatore, ma fammelo vedere che sono un peccatore. Tienimi la mano sulla testa, ma fammela conoscere la mia miseria e la mia debolezza. E concedimi la grazia di poterla perdonare e, come la porto verso di te per poter ricevere il tuo perdono, di darlo a me. E poi sarò capace di darlo al prossimo. Cioè, chiedi al Signore che ti dia la grazia di ritenerti capace di tutto. Il male possibile, eh? Chiedigliela la grazia. Io poi lo dirò anche in questa sede, c'è anche la versione nel bene di quel. Tu pensa alla cosa peggiore. Cioè tu dici, guardi, io questa cosa qui non la farei mai. Pensaci bene. Dopo che ci hai pensato, dici, Signore, io non la farei mai. Questo te lo devi dire tra te e lui, e te lo devi dire anche a te. Ricordiamo che su queste cose, ce lo siamo detti dalle prime puntate, sei tu, te stesso, la tua coscienza e Dio. Non possiamo raccontarci balle, non possiamo bleffare. Se tu davanti a Dio sei convinto, dici, Signore mio, qual è la cosa più spregevole che esista al mondo? Questa. Signore mio, fammi morire prima di fare una cosa di questo genere. E fa che io non ci cada mai. Ma purtroppo devo dire che se tu non mi assisti e se mi impazzisco, siamo sicuri che non ci impazziamo dall'oggi al domani. Siamo sicuri che non cadiamo in qualche tentazione. Chi te l'ha detto che non cadi qua? Chi? Che ti pensi di essere più grande del diavolo? Il diavolo è più grande di te, eh? Se rimaniamo legati a Gesù e alla Madonna, siamo i mezzi, possiamo combattere e vincere le tentazioni. Ma non siamo mica sicuri. Tu sei sicuro che andrai in paradiso? Chi sta ascoltando questa catechesi pensa? Tu sei sicuro che salverai la tua anima? Io spero che tu non lo sia, come io non lo sono. Io so che per grazia di Dio oggi, forse, forse, spero di non aver combinato troppi guai. Spero di aver chiesto perdono di quello che ho fatto. Spero di averlo conosciuto bene. Spero di aver chiesto perdono alle persone a cui dovevo chiederlo, di aver perdonato chi mi ha fatto. Spero. E domani speriamo. Speriamo che si vada avanti. Speriamo che non mi impazzisco. Speriamo che non ceda alle tentazioni. Speriamo che non torni indietro sotto l'incalzare delle prove, dei dolori, delle persecuzioni. Che ne possiamo sapere noi? Allora, mettimi davanti a Dio e di: io sono capace di tutto. San Francesco d'Assisi diceva in continuazione: io sono il più peccatore di tutti. E non lo diceva, come lo dicono in non pochi, ne ho conosciuti quanti ne volete, per darsi un atteggiamento, quindi per fare l'ostentazione dell'umiltà, che è sempre evidentemente una forma raffinata di superbia. Cioè dice, ah, io sono il più peccatore di tutti, con la speranza, mazza questo quanto è umile. Dice, ma dice, mamma mia, però quanto sei umile. Quindi questo. Tu, se qualcuno dice così, allora mettilo alla prova. Voi sapete che ordinariamente non dobbiamo andare a rimproverare direttamente le persone, insomma, un rimprovero diretto, forse parleremo anche di questo più avanti, non si fa ordinariamente perché è una mortificazione, no? Quindi. Però se uno dice tu sono il più peccatore di tutti, vagliela a dire, dice, ah, perché hai parlato male di quel tizio? Io ti ho sentito. Vedrai che ti risponderò io, no, 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 no.
Come sei il più peccatore di tutti? Ti metto davanti al peccato che hai fatto? Di sì, l'ho fatto. Chiedo perdono. Se sei il più peccatore di tutti, ti posso dire qualunque cosa, no? Allora, un giorno Frate Leone, anche questo l'ho detto tante volte, ma in questo contesto è necessario ripeterlo, disse a San Francesco, dice, ma scusa, padre, abbia pazienza, cioè perché l'umiltà va bene, però le bugie non si possono dire, no? Io so tanti anni che vivo con te, non so cosa hai fatto quando eri giovane, ma io non ti ho mai visto, non ti ho mai sentito bestemmiare, non ti ho mai visto commettere atti impuri, non ti ho mai visto mancare di riverenza al Signore, né essere sgarbato col prossimo, cioè, come fai a dire in verità che sei il più peccatore di tutti? E lui risponde, sì, per grazia di Dio sono stato preservato dai grandi peccati, adesso mi sembra di non commetterne troppo grossi. Ma questo non dipende da me, questo dipende dalla grazia di Dio. Se non avessi avuto tutta la grazia che Dio mi ha dato, io sarei il peggiore tra le creature mai esistite sulla terra. E tra l'altro sono convinto che se il Signore avesse fatto le stesse grazie che ha fatto a me, a qualunque altro individuo della razza umana, qualunque, sarebbe diventato più santo di me e avrebbe fatto un uso migliore. Se tu sei capace di dire queste cose, queste stesse cose, credendoci profondamente, io mi permetto di dirti, stai sulla buona strada verso l'umiltà. E non ti risulterà difficile perdonarti. Perché se tu sai questo, di che cosa ti stupisci? Non è che dobbiamo dirci bravi per i peccati che abbiamo commesso, attenzione, né per gli errori, ma di che cosa ti stupisci? Allora tu andrai davanti al Signore, cioè, dopo che ho chiesto perdono a te, Signore mio, dopo che ho chiesto perdono a te, ripercorro nuovamente, e questo vi dico subito, il contesto ideale per farlo, lo troveremo in tante circostanze, è l'Eucaristia. Per fare bene questa cosa, vi dico adesso, nella parte conclusiva, come è opportuno farlo. Chi ha preparato la confessione generale è facilitato, d'accordo? Perché già li sa le cose che ha fatto, ne ha chiesto perdono a Dio. Ora deve chiedere perdono a se stesso e concedersi il perdono. Ti prepari bene anche questa cosa, ci pensi, vivi questo momento, Signore mio, adesso dobbiamo fare uno step ulteriore. Tu mi hai perdonato, io devo lasciare i miei pesi, io devo perdonarmi. Come tu mi hai perdonato, io devo perdonarmi. Lo facciamo insieme. Solo tu potevi darmi il tuo perdono. Solo tu puoi aiutare me a perdonarmi. Come? Sto in grazia di Dio adesso, ecco perché la prima cosa è mettersi in grazia di Dio. Mi preparerò bene. Dopodiché parteciperò ad una messa e a una comunione. Io consiglierei, questi non sono dogmi di fede, quindi fate vobis, un trigo di messe. Meglio. Una novena di messe, meglio ancora. Come si fa? Partecipo a questa messa con l'intenzione di ottenere da Dio la grazia, da Gesù Cristo, unico Salvatore, la grazia di poter essere perdonato. Faccio la comunione con l'intenzione, quindi chiedendo a Gesù, la grazia di potermi perdonare. Attenzione, dopo la comunione mi prendo un tempo lungo. Signore mio, quante volte ho bestemmiato il tuo nome in vita tua, in vita mia, tante. Ti ho chiesto perdono. Mi si spacca il cuore. Dammi la grazia di potermi perdonare. Va avanti. Signore mio, quanti atti impuri ho commesso in vita mia? Cosa che se ci penso mi faccio vomitare, mi faccio schifo da solo. Dammi la grazia di potermi perdonare. E nel tuo nome io mi perdono. Sto facendo degli esempi perché su questo occorre imparare ad essere creativi. Stiamo
Stai tranquillo che se vuoi fare questa cosa, le parole ti usciranno da sole nella preghiera. E così comincerai anche a imparare, che è una cosa fondamentale, che significa pregare col cuore. Ma che significa pregare veramente? Cioè, quando tu ti metti davanti al Signore e gli porti te stesso, gli porti le tue cose, parli di cose serie, di cose importanti, non vai davanti a Dio a biascicare senza manco pensarci delle preghiere vocali, che tra l'altro sono importantissime e bellissime, come il Padre nostro, Ave Maria, per esempio, o comunque ripetute comunque a pappagallo, oppure vai a, non lo so, a fare le solite richieste, la lista della spesa, fammi sta grazia, fammi quest'altra grazia, fammi quest'altra grazia ancora, mio fratello sta male, mia sorella sta male, quello c'ha il Covid, quello c'ha quest'altro, fallo guarire, fallo qua, quello non trova lavoro, cioè tutte queste cose qui, cioè, per carità. Vai da Gesù e gli dici: io ho bisogno di perdonarmi, ho bisogno di te. Ti ringrazio del perdono che mi hai dato, ora ti chiedo di aiutarmi a dare a me il mio. Nella consapevolezza che purtroppo quello che ho fatto ha rovinato la bellezza di quello che tu hai fatto, te l'ho già chiesto perdono, perché noi siamo peggiorati a causa dei nostri peccati e dei nostri errori. Il primo a cui chiedere perdono è il nostro Signore, perché la nostra anima l'ha fatta Lui. Però è anche vero che dobbiamo perdonare anche noi stessi, perché la tua anima è affidata a te come la mia è affidata a me. Tante volte io ho detto anche alle mie pecorelle, ai miei parrocchiani, guardate, quando uno muore è preferibile, anche qui suggerimento, poi uno faccia come vuole, se mi posso permettere un suggerimento, se no pazienza, no? È suggeribile dire al Signore, di scrivere sul necrologio: non è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, no? Sì, è vero. Non munito dei conforti religiosi, è venuto a mancare. O peggio ancora, qualcuno dice: è volato al cielo. Dico: beato, volato al cielo. Altra gente viene a dire: mio padre è volato al cielo. Dico: io non dico niente in diretta, perché insomma, la persona che sta in lutto, ecco. Ma che ti è volato in cielo? Ma in cielo si può dire volato in cielo se uno muore martire, insomma, no? Cioè, chi siamo noi per sostituirci al giudizio di Dio e dire: beh, è volato al cielo? La cosa giusta da dire, da scrivere, è: ha reso l'anima a Dio. Io devo perdonarmi del fatto che quella cosa bellissima che ho, che è l'anima, l'ho resa molto più brutta. L'ho trasformata in peggio, e mentre mi perdono mi dico anche: bene, cara anima mia, t'ho trattato così, bene, da oggi in poi cominciamo a trattarti un po' meglio. Prima di farti commettere un sacco di errori, adesso cominciamo a formarci e informarci bene delle cose. Prima di andarti a deturpare con i peccati, d'accordo, io da oggi in poi prometto che piuttosto la morte, piuttosto che una cosa che sento che non la devo fare o che so che non la devo fare, piuttosto che la faccio. Dillo anche a te stesso, non dirlo soltanto al Signore. E sii fedele alla parola data. La canzone di The Sun, che abbiamo mandato in qualche, dice: fallo per me e fallo per te. Lo fai per Gesù, ma lo fai anche per te. Perché una vita bella tu te la devi regalare a te. Dio farà i salti di gioia, se mi è concesso parlare in questo modo, insomma, perché il Signore mi perdonerà, no? Perché è felice se tu cominci a vivere, ma chi ne gode concretamente, esistenzialmente, sarai tu. Perdonati. Dio ti ha perdonato, perdonati. Ricorda però sempre, sempre tutto il male che hai fatto. Solo per una cosa: primo, per ricordarti chi sei, e secondo, per avere misericordia e compassione e comprensione del male che fanno gli altri. Solo per queste due cose ti devi ricordare sempre chi sei e quello che hai fatto. Il resto, perdonati. Ci vediamo, amici carissimi, la prossima settimana, se Dio vuole. Dio vi benedica. La Madonna vi protegga. A presto.